strana terra, Cantù, piena di volatili dei più diversi tipi, aquile, gabbiani e pipistrelli. Gli Eagles li salutiamo tranquillamente, sono parte integrante dell'organizzazione. Il nostro saluto va là in fondo sul terrazzo, fatemi vedere se mi sentite, fatemi un segno. Là ci sono i gabbiani invece, li vedete, sono chiari, bianchi, bianchi. I pipistrelli li abbiamo ordinati un tir da Cuneo perché vengano a mangiare le poche zanzare rimaste. Noi vi auguriamo comunque una buona permanenza insieme alla Van der Vroos Airlines e non possiamo far altro che muovere un po' di aria con le nostre vibrazioni sonore per farvela arrivare dritta e in faccia. Non è una tappa insolita durante i suoi concerti, durante i suoi tour? No, non solo non è una tappa insolita per i concerti, ma non è nemmeno una tappa insolita per Davide Landeskog quando si sposta e viene a Cantù, semplicemente anche per andare in alcuni centri commerciali o per vedere amici o comunque professionisti che frequenta. Cantù fa parte comunque dei miei percorsi, ha fatto parte della mia vita, alcuni musicisti che hanno suonato con me erano di qui, ho avuto modo di vivere la città, di vivere il paese e con il discorso della musica da tanti anni ormai veniamo a Cantù a suonare, anche perché Cantù è un crocevia importante tra Milano, Como, la Brianza e tutto quello che vuoi. Innumerevoli concerti al Pianella, tanti anche concerti estivi in piazza, in luoghi come questo, quindi Cantù è un punto di riferimento importantissimo, lo è stato per la musica e lo è tuttora, anche con un occhio di riguardo a quello che noi chiamiamo la beneficenza, potrebbe dire. Ecco, lei è un artista particolare, nel senso che è molto conosciuto in tutta Italia per il fatto che utilizza un genere, se vogliamo, ibrido, nel senso che comunque sì, si riallaccia al folk, utilizzando però parole dialettali in tutti i testi delle sue canzoni, quasi tutti. Ma ci vuole dire qual è il suo background musicale? C'è qualche cantante o qualche gruppo musicale a cui lei si ispira musicalmente? E qui è un discorso vastissimo, perché è vero che io ho scelto questo tipo di linguaggio perché era perfetto per ritrarre i personaggi, le vicende, le storie, i territori che amavo raccontare e che amo raccontare tuttora. È chiaro che usare un dialetto con una musica che ha a che fare anche con violini, fisarmoniche, strumenti etnici mischiati poi con il rock e col folk è fondamentale, perché è una lingua tronca, è una lingua che ti permette di usarla come fosse l'inglese. Ma se mi chiedi del mio background, io parto dal punk, dei primi cantautori italiani, ma allo stesso tempo ho ascoltato il jazz, la musica classica, il funky, l'elettronica tedesca, la musica cosmica, ho ascoltato il metal estremo norvegese, ho ascoltato le musiche quasi new age o comunque di quei musicisti ambient. Non ho mai fatto il difficile quando c'ero ad ascoltare musica. Nella mia discografia, quella che ho a casa o quella che ho nei miei aggeggi elettronici, tu trovi dai Clash a Mozart. Perché? Perché ci sono dei momenti nella giornata, per una testa poi psichedelica come la mia, che cambia umore, cambia luna, e ho degli interi mesi dove ascolto quasi esclusivamente jazz o blues. Ci sono degli altri momenti che ho bisogno veramente di ascoltare i Sepultura o gli Iron Maiden, e poi altre volte uso la musica invece come un veicolo per disintossicarmi da altre musiche invece che mi stanno magari rompendo le scatole dentro la testa. Allora ecco queste musiche che
che tendono a portarti dentro visioni di deserti, di momenti anche un po' di momenti evanescenti, potremmo definirli. Do molta importanza alla musica quotidianamente nella giornata e quindi ne ascolto tantissima e diversissima. Vuoi bella questa rata, vuoi bella faccia qua, ma libera scritti nessuna un sassi. Come un cinghiale in tanga e una pescosa di verga, tu alla guarda fa una vera droga. Tu mi sembra la montagna, ma in cena. Lei vanta una partecipazione a Sanremo, tra l'altro si è classificata al quarto posto, quindi ha avuto un ottimo risultato. Pensa che magari l'anno prossimo, o chissà, possiamo rivederla sul palco dell'Ariston, oppure... Come non si può mai sapere, non si può mai dire, prima di andarci la prima volta tutti mi dicevano andresti, non andresti a Sanremo, ho detto boh, non sono un appassionato di queste cose, nel senso che Sanremo l'ho sempre guardato, ma non mi vedo particolarmente adatto ad un festival dove tra l'altro fino ad un certo punto non si poteva portare una canzone in dialetto. Poi cambiano il regolamento un anno prima, l'anno dopo ti chiedono, ti domandano e tu dici perché no. Lo proviamo, lo facciamo. È andata bene se pensiamo poi che eravamo gli sfavoriti assoluti, secondo i bookmaker inglesi, però voglio dire... Anche l'Italia non era favoritissima, eppure stiamo vedendo delle cose anche entusiasmanti. È stata una bella vittoria perché a me non interessava un primo o secondo posto per fare delle cose poi anche troppo strane, troppo da baraccone in quel momento, sarebbe stato un fenomeno troppo bizzarro. Però arrivare bene, rimanerci fino alla fine innanzitutto. Io non saprei cosa rispondere se dovesse succedere che hai una canzone che senti che può avere un senso, magari una collaborazione con altri artisti, perché no? Con Irene Fornaciari lei... Con Irene Fornaciari io anche quest'anno ho collaborato, sarei comparso a Sanremo nel duetto se non fossi stata mandata fuori prima. Quindi se vogliamo un piccolo contatto con Sanremo è rimasto. Ho capito che Sanremo non è una macchina che ti trita se tu sai benissimo che sei quella persona e vai in quanto te stesso e non in quanto creatura sanremese costruita da qualcun altro. Può essere più pericoloso per un ragazzino che non sa bene ancora cosa deve fare, diventa una creatura magari di Sanremo e poi non sa bene che cosa gli capiterà, ma uno che dopo 20 anni che fa quella cosa si presenta, sarebbe come dire che Sanremo ha cambiato, che ne so io, Vecchioni. Come fai a cambiare Vecchioni? Vecchioni ha scritto di tutto, ha cantato canzoni, ha fatto quasi tutti i premi Tenco del mondo, è sempre stato presente. In quel caso se ne va a Sanremo, un domani dovesse arrivare un Ivano Fossati piuttosto che un De Gregori a Sanremo, non sarà un certo spaventati di quello che può succedere loro andando a Sanremo. Qualcuno che gli romperà le scatole ci sarà, ma loro continuano a rimanere quello che sono stati. Ecco, lei poco fa citava giustamente la partita dell'Italia che ieri ha vinto. Non so se ha avuto modo di leggere le notizie o di guardare dei filmati che riguardano proprio la città di Como. Ci sono stati degli episodi di violenza, tra cui una bambina insomma che è rimasta particolarmente ferita. Siccome lei è un cantante molto amato dai giovani, si sente comunque di fare un appello durante il suo concerto o qui davanti alla telecamera? Quando fai una notte bianca, quando crei un evento, quando c'è una festa, sei molto turbato nel momento in cui sai che il furore, l'esaltazione o comunque il perdere se stessi troppo va a trasformare la festa in qualcosa che diventa nocivo, anziché importante per l'emozione, per l'emotività. Io credo che episodi come questi non solo, noi non possiamo continuamente appellarci a delle sicurezze, a delle super sicurezze, perché non siamo più capaci di vivere stando insieme in un luogo. Perché nel momento in cui una bambina viene ferita perché una squadra di calcio amica, nostra, nazionale, vince, vuol dire che c'è qualcosa che non guarda. Lasciamo stare gli episodi eccessivi magari negli stadi, laddove però si ritrovano anche molte persone
che vivono per quel momento e hanno deciso di trasformare la loro vita in una piccola guerra. Ma quando la cosa è pubblica, è di piazza, lì è il buon senso del singolo, è la quiete di un popolo che si deve manifestare attraverso i singoli. Il mio appello è semplicemente questo: sappiamo che non ci sarà nessuna festa se la trasformiamo ogni volta in tragedia.